non bada a spese, vedo. Cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, hey, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Uncharted 4. Capitolo 8 e di conseguenza anche episodio 8. La tomba di Harry Avery. Vediamo un po' cosa bisogna fare. Come sempre, tengo sempre a specificarlo, per le volte me lo ricordo. Il gioco, anzi il mio storio di gioco è basato sullo scazzo totale. Nel senso, io vado dove mi consiglia, dove mi suggerisce l'istinto. Quindi, speriamo di azzeccare le strade, i percorsi, senza allungare troppo, ecco. Che a volte magari può capitare che il tutto poi diventa troppo lungo e di conseguenza anche noioso. Vabbè, vediamo un po', giochiamo, dai. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Guarda. Non erano solo alla cattedrale. Oh, mi piace subito a sparare. Che sia un segno, questa missione barra, beh, capitolo, è piano di sparatorie. Boh, vedremo. Ok, è andata. Ah, piacere nostro, Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. Credo che stiano cercando lontano dalla cattedrale. I monaci avevano diversi alloggi e il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Di cosa c'è? Ammettiamo che... Ehi! Sa dinamite, sì. Fa attenzione con voi, ok? Mi ispira a provare la V, a scoppiarci sta porta V, vedessi stare. Eh sì, si apre. Ho fatto... un bel casino. E ora? Non abbiamo sentito. Beh, speriamo che si confonda con le altre... Seguiamo Sam. Guarda. Un passaggio sul tetto. Puoi spingermi così in alto. Ah, scusa. Ero già pronto lì per fare il classico appoggio e farlo salire, invece no. Cosa si può prendere? Vabbè, c'è un'altra porta. Buttiamola per uscire da quell'edificio. Faccio di scoppiare. Beccati questa porta. Allora, nel corso degli anni ho fatto mi sa che devo farla scoppiare per farci passare questo CV. Anche perché, per chi non se ne fosse accorto, nella maggior parte dei casi, in questo caso Sam, ma qualsiasi personaggio a regola ci sia, a meno che non siamo soli, bene o male va nella direzione in cui bisogna andare per procedere, ecco. E mi sa che questo CV deve andare direttamente là dentro. Attenzione, attenzione. Quanti nemici. Beh, io vado. Ci pensi di essere a me? No. Cazzo, ho finito le munizioni. Merda, 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 merda. No, ti farà. Spaemma. Vabbè. Cazzo, non... zero. Oh, lei via, siamo decisamente meglio della pista della sega. Quanti sono? Ce ne metti via lì. Vedi, non so. Era un primo.
il macane, da qua ti si... No! Niti, sembrerebbe di sì. Via, ci siamo. Forza, andiamo. Andate. Ma mi butto, le domande. Io mi sono buttato così alla buona, dove manda? Ah, qui, vedrai. Si aggrappa lui. Oh. Sì. Vai, è andata bene. Andate va. Infatti guardavo questo pezzettino lì. Mi stuzziava, infatti. Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. E ora? Vuoi andare qui? Vedrai sì. Devo salire dall'arte, vedrai, infatti. Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta. Arrivo. Ci sei? Forse. Vai. Spingimi. Aspetta. Forza. Aspettiamo. Tiro su. Ci sei quasi. Uissa. Grazie. No! Madonna santa, come mai ho saltato così? Boh. Mi ispirava a saltare. Eccolo lì, il dormitorio dei magi. È solo a un paio di salti da qui. Non portare sfortuna. Scendiamo. Brucia un po'. Però se te... La butta? Sì, non male, vai. Vai, Harry Bordash, vai. Sì, però lui c'ha una bella pistolina. C'è la pistolina, c'è una bella arma. Lui cosa fa? Baggone assurdo. Non male, fa morire, me la vedo. No, no, no. Tengo la mia K47 che mi garba tanto. Com'è agile di un gatto proprio. Addio, addio, dove devo andare? No, Tarzan. No, non mi fido a saltar così. Preferisco ritornare indietro piuttosto che eventualmente morire. Vai però, vai. Tum, tum, tum. Perché c'è questa arma lì? Voglio dell'arte. Vai. Andate, via. Questi sono morti. Dietro quelle mura. Andiamo giù, vedrai. Scende. C'è un balordo lassù. Vai, occhi.
E ora se devo fare? Se la fa, arriva di va, o muoio. Vedi? Non muoio. Ale, grande, Simone. Comunque ce l'ha andata di là. Secondo me sì. Devo prendere un altro percorso, vedrai per arrivarci. Allora, vediamo un po'. Devo salire qui, vedrai. O no? Aspetta. Dai, che guardiamo di là. C'è anche di qua. Che si può salire lassù. Ma perché? No, via, è colpa mia perché voglio fare le ossa di furia. Voglio fare le ossa di furia e nulla. Dai, facciamone un karma perché altrimenti ci si perde ancora più tempo. No, no, ora via non è colpa mia, via è colpa del gioco che ha voluto, che non ha voluto far gap a Nate lì. Allora, con calma. Oh, issa. Vale, ce l'abbiamo fatta. Un salto. Ne facciamo un altro. Si ferma qui come prima. E sale. E va bene. Ci giriamo a modino. Olè. E questa volta, infatti, tutto è andato come deve andare. Ale, vai. Bisogna arrivare. E là, no, bisogna andare. No, lì, lì, lì. Vedo che delle spergenze. Vedrai, ci si fa. Vedo. Yes. Bueno, vai, vai. Ancora. Cazzo. Si può sparare piccione lì. No, vabbè. No, vedete, devo salire qui. Non devo salire lì, va bene. Vabbè, no, invece sì. È così che hai trascorso questi anni? Che anche l'allertatore ci aveva i cosini. Sì, mattoncini in fuori, quindi. Collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Pugnalate, no! Ma porca merda, ma perché? Madonna di, ero non sono morto, ma ci è mancato un po'. Ma io, lì questa volta come prima, non è colpa mia. E ma cane, ce la fa a saltà così? Sì, dai, meno male. Deve saltà su, sì, su mattoncini lì. Perché non c'è saltato, lo so. Oh, vedi. Allora dobbiamo andare qui. Vedrai, sì. Si arriverà al cimitero. No, direi di no. Almeno. Ah, di va. Sì, ok. Siamo dove prima? No, non ci credo. O no? Dove devo andare? Sam, aiutami. Ah, quello lì. Boia, non l'avevo mai visto. Pensavo di essere dove prima. Credo che... Non ero dove ero prima. Vabbè. Comunque, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Meno male. Atterraggio perfetto. Dammi una hand, Sam. Coraggio. La tengo. Ok, andiamo. Eccoci arrivati. Andiamo. Benvenuto al dormitorio di San Dismas. Mi sei dato un appunto. Premi il tastone per consultare il diario. Chiamo la tomba. Bello, consolo tanto. Fa la simulazione di vedere. Guarda qui. Sono un paio di sciabole. Ok. Quindi mi pare di aver capito che devo cercare, dato che comunque c'è appunto. Un
nemmeno. Non fatto intuivo. Possiamo vi devo cercare una tomba o queste cose lì. Va bene. Vediamo un po'. Ok. Sciabole incrociate. La vera no, qua devo già la data e non è qui. 1659-1699. Se troviamo una lapide poi, con tutte e tre, abbiamo vinto. Un po'. Bene, ora. Questa. Ci sto. Oh, le spade corrispondono. La data non c'è. No, non è questa. Date diverse. Vediamo se di là c'è qualcosa. Questa. Spade sembrerebbe la data uguale, mi pare. No. Bella croce c'è. No, 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 no. Bella. È 99. Questa. Spade corrispondono. È questa, è questa. E anche l'anno. Sam, vieni. Hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Pseudonimo di Evan. Ora il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Henry. Vero, il teschio dovrebbe essere di profilo. Che cosa? Oddio. Allora, te la senti? Voilà, dai che mi intrigano queste cose a me, vai. Vediamo che abbiamo qui. È una cripta. Cripta nascosta dietro una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. Incrociamo le dita. Oh, dritto. Oh, oh. La banda al completo. Sei un portone. Si apre. Ho un pensiero. Questa si vede cosa sono. C'è nulla da pigiarci. Qui. Gesù. Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro pentito. Un altro appuntino. Avery aveva un debole per Santismo, eh? Avery si considerava un... Ma siamo usciti qui, adesso non c'è nulla a pigiarci. O prima non c'era, comunque. Sono passato, non c'era niente da... col simbolino del triangolino, per poi da preme, via. Ehi, rispetta i miei vizi. Accendino. Ora, se mette caso lui fumava o non c'era un accendino, si andava avanti. Via, così. Casualità. Coincidenze. Culo soprattutto. Ci arriva dall'altra parte della parete. Ma se ne è indietro? Vai, avrei bisogno spostare? Sto bisogno fa. Infatti, immaginavo. Guarda un po'. Devo aprire la distanza, vedrai. Addio. E non è così semplice. Allora, questo va con questo, ok. Cioè, se è come penso io, dovrei cercare di riempire tutte le luci. Questo? Forse con questo? Oddio, sì, ci va. Ale. Così va bene. Via, meno male questa sorta di, chiamiamolo enigma. No, oddio buono, no, ce l'ho fatta o no? Che alla fine mi è partito il coso, vabbè. No, non ce l'ho fatta, manca... Mamma donna. Ce l'avevo fatta, ma ho sbagliato alla fine. Sembra proprio una costellazione. Già, Libra. Ah, vabbè, comunque anche se non, si è, non è acceso, non si è acceso. Va bene uguale, è venuto a fare questo simbolo, vi. Giralo, vai, se pigialo, se ce l'ha fatto. Vediamo che succede. Insomma, stavo riuscendo, meno male visto questa sorta di enigma è abbastanza semplice. Passata a Uncharted, quindi precedente, mi ha fatto perdere tanto di tempo che non so nemmeno io. Bella panorama, ma nessun tesoro.
sono, ma le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una... Io ho una mappa di vetro. Cos'è? Penso che Avery ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua torniamo verso la cattedrale. E torniamo da lei. Merda. Facciamolo aspettare. Torniamo indietro. Merda. Vai. Cosa c'è? Sbaglio ho visto infatti. Mercenario. Borda. Ma va di sotto. No, morda allora. Se ne manda di va, resta di fatto che in realtà ci posso andare solo quando sono sconfitti tutti i nemici. Come si fa? Ok, via libera. Sei via libera. Allora, infatti, siamo ancora vivi. Mi accontenterei. Per andare avanti, bisogna ammazzarli tutti. Ah, va bene. Che spettacolo. Muoio se casco? No, ma ci è mancato un po'. Ragazzo, com'è la situazione? Ehi Sully, stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti, cosa vuoi che faccia? Beh, non salta quando è il telefono. Sì, vabbè, telefono, walkie talkie, quello che è. Aggiornami. Contaci. Bene. Eccoli lì, cucù! Penso che non ci lasceranno. Ah, io, mi sali qui, vedrai. Avvicinandoci alla cattedrale, ne incontreremo sempre di più. Sì, infatti. Andiamo, forza, ti aiuto a salire. Andiamo, forza, ti aiuto a salire. Vai, tirami qualcosa. Eccoci. Buongiorno. E quindi? Aspetta. D'accordo. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Non andate di là. T'ho detto aspetta. Ecco, fatto. Addio, boh, già di là. Quanto pesa? Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti. Grazie.
l'hanno costruita i monaci. Impossibile, sembra un sistema di carrucole. Sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa, come ho fatto a non pensarci? Era il destino che lo trovassi insieme. Romanticone. Meno male, vai, l'ho rischiato, mi sono cato addosso. Cioè, ho rischiato e meno male è andata bene, vai. C'è un appiglio. Sto arrivando. Passa di dall'altro. Sta congelando. Ma guarda lì. Okay. Ma guarda lì che agilità e come scazzo. Da su, giù, mamma mia. Che spasso. Mi va a forze. Farmi alle forze. Non abbiamo ancora. Guarda perché hanno fatto anche per pezzettino a destra, maledetti loro, mi hanno fregato. Vediamo Rega. Tan tan tan. Oh, oh, occhio, occhio, ti fa male. Oh, finalmente va anche roccia che si stacca, dì. Perché roccia fragile, dì. No, se no per davvero, tutto sì. Tra saltoni, poi non ti spacca ma nulla. Soprattutto le rocce. Ci siamo. Ora si spacca tutto, non spaccarsi nulla si spacca tutto. Stai bene? Sì. Come ti dicevo? Sì, sì, sì. Dai, guardalo! Dove sarà? Una questione genetica! Probabile! Meno male, vai! Ero già in difficoltà, stavo pensando a cosa fa, non sapevo come uscirne. Sento più le mani. Già! Oltretutto fa anche freddo! No, ho letto questa lì mi è venuto. Il coso, anche in mente fa freddo, quindi anche le mani dovrebbero far male. Non sento una siega, non sento una siega. Lui va così, si arrampia, mezzo secondo. Le mani stecchite. Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. E lo so, e lo so. In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti... Esatto. Guarda di là, vedrai. Perfetto. Vai, arti mercenari di merda. The bot ne si fa fare. Poi partire già morto, però. Sempre di effetto l'esplosione. Stavano andando da quella parte. Santi nomi. Ma si scappa. Si può scappare? Ah, bello di. Vai, si evita di perdere due ore e classi sparatorie sì, o andiamo. Ci vedo. Ehi, Sam, dammi una mano. Se l'unico supporto a raggiungere il tunnel. Pace, crolla tutte e schiantate, ma tanto non succederà così. Pare si fa prima. La vasca? Eh sì. Prima che arrivino i rinforzi. Sembrano robusti? Abbastanza. Lac. Ehi. Qui può essere pericoloso. Sì, ma si scherza. No, aspetta.
Sì, va bene, oh. Aio! Boh, l'ho visto con la coda dell'occhio il sottotitolo. Boh, pareva una bestemmia, de. Mancava una I e sarà a posto. Boia. Isolati per un po', non preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò al sasso. Va bene, ci sentiamo dopo. Ci siamo, abbiamo allungato parecchio. Vediamo cosa ci ha lasciato Avery. I lati della shoreline erano due passi. Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Sta a vederci sui buini tossici. C'è miei due spicci nascosti lì dentro. E cosa devo fare? Triangolo. Vieni. Vabbè. Guarda qui. È un po' viscido. E boh. C'è una specie di maniglia. Beh, prova a tirarla. Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro, che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Dai, forza, tira. Burlone. Un uncino. Ok, proviamo. C'è solo uno. Così sembra. È giusto, sì, è giusto. Si pulisce a te, si impari. Fa le battute che non sanno di nulla. Decorazione interessante. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Stew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Io... È ancora più misteriosa, no? Ah, finito il capitolo. Cioè, inizia ora nuovo, il 9. Vabbè ragazzi, come ormai di consuetudine, come penso ormai l'avete capito, alla fine di ogni capitolo, in concomitanza, si finisce anche l'episodio. Quindi niente. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo, che è il 9, gli uomini retti, non so se avete letto il titolo. E niente, via, vi saluto. Spero che anche voi vediate l'ora di vedere barra giocare il prossimo episodio. Via, vi saluto definitivamente. Ciao!